Salve a tutti ragazzi, eccoci a questa nuova puntata del Diario del Bonsaista. Allora, puntata di fine settimana e andiamo a concludere il concetto della potatura per i latifoglia, vedendo oggi gli esemplari praticamente a sempre, tra virgolette, sempre verdi o comunque a crescita continua. Adesso vi spiegherò che cosa si intende. Per prima cosa voglio fare un piccolo chiarimento su quello che ho detto ieri. Spero intanto il video sia stato abbastanza chiaro, spero di essere riuscito a raggiungere un pochino tutti. Perché è una cosa che comunque mi preme abbastanza, insomma, spero comunque, mi sembra un video abbastanza ben riuscito, mi sembra comunque di aver spiegato tutto quanto bene. Una cosa perché un paio di ragazzi me l'hanno chiesta, io parlo sempre di ragazzi, poi insomma, non vado a guardare l'età. Comunque che più o meno sulle tempistiche di su quando agire. Che succede? Praticamente quello che vi ho dato io sono delineazioni stagionali, come ho detto, appunto per potatura primaverile, autunnale ed estiva. Questo implica che comunque oltre che dipendere dalle vostre condizioni climatiche, perché ovviamente la mia primavera è diversa dalla primavera di uno di Aosta, la primavera di uno di Palermo è diversa dalla mia primavera, come è diversa l'estate, come è diverso l'inverno. Questo qui che cosa comporta? Comporta che prima di tutto dobbiamo adattarci a queste condizioni climatiche, quindi non posso proprio dirvi marzo, giugno e ottobre, vi dico comunque una fascia temporale che poi appunto varierà in base alle vostre condizioni climatiche. Seconda cosa, per quanto le potature autunnali e primaverili vanno fatte, diciamo, a seconda anche scusate, della nostra pianta, perché comunque ritorno un attimino prima. Ogni pianta comunque si risveglia anche o comunque perde le foglie in momenti diversi ed è questo comunque una cosa molto da considerare perché magari qualcuno esce fuori un pochino prima, qualcuno per sua natura esce fuori un pochino dopo, molti tipo vi faccio l'esempio il glicine tira fuori i primi fiori e poi il verde e quindi lì dobbiamo andare a salvaguardare le germe da fiore, dobbiamo comunque riconoscere che tendenzialmente sono più grandi di quelle da verde, da vegetazione, quindi comunque dobbiamo andare a riconoscere e non andare a tagliare, sennò cambia totalmente il senso della pianta. Però ogni pianta si risveglia in modo diverso o comunque perde le foglie in modo diverso, quindi magari una sarà pronta per la potatura a ottobre, magari una ci vuole dicembre, anche nelle stesse condizioni climatiche. Detto ciò, le potature primaverili e autunnali si svolgono bene o male sulla stessa pianta, prendiamo in considerazione il carpino, nello stesso momento su tutti quanti i rami della pianta, perché per fare quella autunnale dobbiamo aspettare che tutta la pianta sia spoglia, per fare quella primaverile è prima del risveglio vegetativo, quindi là ci diamo noi un tempo, insomma, noi vediamo comunque già a marzo inizia a far caldo, la facciamo, a febbraio già inizia, la facciamo, in base a dove siete, magari qualcuno anche aprile. Quindi lì andiamo ad agire su tutti i rami della pianta, che poi saranno, vedrete, insomma, su piante magari anche comprate magari in un vivaio, saranno a fare due tagli, tre tagli, non vi credete che c'è da fare questa operazione fantascientifica, perché comunque è difficile che già da subito riescano a fare 5 gemme, 4 gemme, 3 gemme, là magari uno ne ha 3, qualcun altro ne ha 2, una, andate su quei numeri, insomma, quindi potrete poco. Una cosa importante è che quella estiva, invece, sulla stessa pianta, probabilmente bisognerà agire in periodi diversi, perché magari alcune, per effetto di una luce maggiore in quel punto, piuttosto che in un altro, dipende come la tenete, mezz'ombra, sole pieno, anche in base a dove siete. Io già da un po' le sto tenendo in ombra piena, perché comunque sotto il sole si cuociono, quindi magari hanno uno sviluppo già più rallentato, però magari già a maggio potevo intervenire. Però magari a maggio avevo dei rami pronti per essere tagliati perché avevano fatto l'estensione massima, magari alcuni che prendevano meno sole, meno ore di sole, magari non erano ancora pronti. Quindi intanto per quella estiva agisco sui rami pronti in un determinato momento, che ovviamente sarà tra maggio e giugno tendenzialmente, magari altri dovrò aspettare magari luglio per poter agire. Questa è una cosa che volevo chiarirvi perché comunque, a parte il fatto che non c'è un tempo stabilito per niente, questo ormai ve lo sto dicendo da tanto, rinvaso non c'è un tempo prestabilito, potatura non c'è un tempo prestabilito, abbiamo delle fasce temporali, quindi come vi dicevo, in autunno facciamo quella cosa, in primavera facciamo la cosa, in estate facciamo la cosa, poi l'estiva dipende perché comunque magari è fine estate, fine primavera, ripeto maggio, inizio giugno, è ancora primavera, ma magari bisogna agire perché alcuni germogli hanno fatto già l'estensione totale. E così magari diamo tempo durante l'estate di procedere a fare le altre, praticamente la preparazione delle nuove gemme, magari un allungo dei germogli interni. E questo sarebbe una cosa molto molto carina se il nostro albero la facesse. Quindi volevo, diciamo, chiarirvi questo aspetto, questo fatto appunto delle tempistiche, di agire comunque in base alla pianta, in base al nostro clima.
su quello, sul momento, su cosa, come si presenta e così via. Per quella estiva, anche sullo stesso albero, agiamo in periodi magari anche diversi, perché comunque ce lo richiede il nostro albero. Qualcosa è pronto, facciamo, qualcosa non è pronto, aspettiamo. E questo concetto è molto importante soprattutto per i bonsai che andremo a trattare nella giornata di oggi. Quello che andiamo a trattare adesso sono praticamente gli alberi a crescita continua. E praticamente dividiamo i bonsai bene o male in tre fasce, i latifoglia, quelli a crescita continua, a crescita lenta e a crescita continua con lignificazione. Quelli continua e quelli con lignificazione ovviamente funzionano allo stesso modo. La differenza tra i due è praticamente che in uno si ha una crescita con i germogli che l'anno, che la stagione vegetativa dopo diventerà legno, quelli prima, quelli invece con lignificazione praticamente istantanea come il cotton aster, praticamente hanno una lignificazione che avviene man mano appunto che cresce il germoglio, non si ha una lignificazione nella stagione successiva. La differenza tra i due, come io vi prendo quelli a crescita lenta, è il carpino, quindi l'albero si spoglia, sono dei caducifoglia, si ha una crescita che è prestabilita, cioè il ramo arrivato a quell'altezza è difficile che continui a crescere. Quelli a crescita continua, a parte che tendenzialmente essere appunto dei sempreverdi, ma hanno una crescita che durante la stagione vegetativa continua, cioè non è che quel ramo si allunga fino a lì. Prendete per esempio le zelcove, che più o meno il bonsai su cui farò gli esempi oggi, quello lì, il ramo, se voi lo lasciate crescere, diventa lunghissimo. Quelli là, magari agli apici, quelli più forti, vedete, fa veramente la gettata. Non è che rimane così. Quello lì cresce all'infinito se non andiamo a fermarlo. E quindi questo ci implica ovviamente delle considerazioni da fare e degli interventi da fare in modo diverso rispetto a quelli a crescita lenta. Come vi dicevo, crescita continua e crescita con lignificazione agiamo nello stesso modo, soltanto che su uno agiamo sul germoglio, sull'altro agiamo direttamente sul legno. Però per adesso appunto non cambia niente. Una curiosità che volevo dirvi, siccome inizio a parlare di Zelkova, il nostro Nobu, il maestro giapponese che seguo, praticamente ci ha detto la Zelkova, che noi identifichiamo come olmo cinese, ovunque lo vedete così, anche su Google scrivi Zelkova appare quello, praticamente in Giappone è una pianta che esiste, ma non è quella che consideriamo noi, cioè è un altro tipo di pianta. Questa è una curiosità che volevo dirvi nell'angolo curiosità che ogni tanto infilo così. Allora, adesso, in queste piante, in questi sempreverdi che andiamo a considerare siano magari la zelcova, il ficus, la carmona, quindi tra virgolette quelli che consideriamo da interno, che magari teniamo dentro casa durante l'inverno per le temperature un po' basse, generalmente, a parte, ripeto, alcune zone d'Italia, come esempio la mia, dove si possono vedere sempre fuori, ma questo è un altro concetto. Sono le piante appunto più o meno da interno che hanno appunto questa crescita durante tutto quanto l'anno. Quindi se noi in primavera e estate le teniamo fuori e crescono bene, quando le mettiamo dentro comunque fa caldo, la pianta continua praticamente a crescere, non si ferma mai, non ha un periodo appunto di dormienza. A parte sempre appunto l'olmo cinese che avete visto, se lo teniamo fuori durante l'inverno si comporta un po' come un caducifoglia, perde le foglie per poi rimetterle. A me per esempio si spoglia un pochettino, rimane molto molto leggero come fogliame per poi rivegetare bene durante la primavera, ma comunque ha un comportamento diverso. Però noi consideriamolo oggi, prendo questo come esempio perché lo capiamo bene dalle foglioline, cioè ha comunque un assetto abbastanza semplice per spiegare questo tipo di potatura. Prendiamo in considerazione che noi lo teniamo fuori in primavera-estate e dentro in autunno-inverno. Quindi adesso noi quando è che andiamo ad agire? Andiamo ad agire intanto durante tutto l'anno quando ce ne sia bisogno, che sia gennaio, che sia marzo, febbraio, aprile, dicembre, quando la pianta ne ha necessità. Quando è che la pianta ne ha necessità? Ovvero quando le crescite, quelle lì più esterne, come vedete le zelcove sono molto spennacchiate molto spesso, arrivano ad una lunghezza che noi decidiamo. Praticamente quel germoglio, tutti decido che comunque la pianta può arrivare a fare quei germogli fino a 10 cm. Quando quei germogli arrivano a circa 10 cm, io bam, mi metto il bonsai davanti, seduto comodo, e vado ad agire. Quindi non c'è un tempo preciso, dobbiamo, diciamo, andare ad agire noi nel momento in cui lo riteniamo opportuno. E questo appunto è un punto molto importante da chiarire, perché non è che c'è una tempistica, è proprio una tempistica dettata da noi. Un consiglio che comunque vi do quando andate a comprare queste piante è che quando le comprate nel vivaio, generalmente queste piante le fanno a forma. Non tengono in considerazione dei germogli, non tengono in considerazione di niente, gli fanno la bella forma bonsai e ve le appioppano. Quindi un consiglio che vi do è che una volta che vi comprate queste piante, un annetto e mezzo, due, lasciatele andare, lasciatele crescere tranquille, osservatele come si comportano, ma per un annetto, bam, lasciatele andare come se niente fosse, dategli solo l'acqua, osservatele e basta.
molte volte appunto saranno tagliate a forma, non avranno nessun germoglio e la pianta rischiate soltanto appunto di andare a toccare in modo sbagliato. Questo è generalmente un consiglio che si ha su tutte le piante, di osservarla per un annetto prima di andargli a mettere le mani. Però su queste qua è un consiglio grande che vi do io, perché vengono appunto tagliate a topiaria, gli danno un bel taglio, la pianta è carina, ve la vendono, però non è magari tenuta nel modo più bello, anche perché comunque queste piante, come sapete, fanno questi germogli molto lunghi, diventano molto appunto spennacchiate, e generalmente quando sono così spennacchiate sono molto difficili da vendere, quindi preferiscono comunque magari tenerle carine per la vendita piuttosto che tenerle sane. Li capisco perché avendo il negozio capisco che io adesso ho una zelcova che è tutta spennacchiata, e insomma è il momento che ci devo mettere le mani, perché sennò quella mi rimane là una vita. Però poi sta a voi che le tenete in casa capire che comunque quella pianta magari per 8 mesi l'anno sarà spennacchiata e brutta, per gli altri 4 mesi sarà bellissima, sarà in forma e tutto quanto. Però questo è un concetto che possiamo capire io e voi, magari gli altri non lo capiscono e lo vogliono prendere perché gli piace la foglia piccola, che bella il bonsai, però poi alla fine lascia il tempo che trova. E adesso quindi noi andiamo ad agire in questo momento. Siccome noi l'abbiamo lasciato crescere, abbiamo osservato dove si sono formate le gemme. Il concetto di taglio è lo stesso che vi ho spiegato ieri per quanto riguarda la potatura estiva. Io spero che, se qualcuno sta iniziando a vedere i miei video da questo video, si va a vedere il video di ieri, almeno quello vedetevelo, perché è molto importante, insomma, e non voglio essere troppo ripetitivo, soprattutto a chi mi segue da sempre, andare a ripetere ogni volta tutte quante le stesse cose. Quindi farò abbastanza un succo. Non entrerò nello specifico come ieri. Adesso io mi sono preparato sempre carta e penna, però voglio cercare di essere un po' più sintetico, appunto. Quello che dobbiamo andare a considerare noi è che in questo caso non dobbiamo, saltando la potatura primaverile ed autunnale, non abbiamo il concetto di lasciare 4 gemme o lasciare poi 3 gemme. Quello che dobbiamo fare noi è eliminare sempre la terza gemma ove fosse possibile, ovvero io ho il rametto, quello che è cresciuto a dismisura. Se dietro avevo due rametti, cioè nel caso quello lì bellissimo, adesso vi rifaccio il disegno, in cui la nostra zelcova è cresciuta in questo senso, guardate sempre, primo germoglio, secondo germoglio, terzo germoglio, ok? Aspetta, questo è uscito un po' storto. Quindi ho il primo che è cresciuto a dismisura ed è arrivato a 10 cm, questo è 10 cm, quindi dico ok, è il momento di agire sulla mia zelcova. E ho dietro questa, sempre questa situazione, che sui sempreverdi è un po' più difficile da identificare, ma con il tempo, con l'osservazione vedrete che la capirete. Io vado come sempre a tagliare qui per creare una ramificazione interna maggiore, che è quello che stiamo facendo noi qui bonsaisti, se no stiamo a coltivare piante. Quindi facciamo sempre questo. Siccome queste piante, come sempre, come vi ho già detto, ce le danno potate a minchia, ce le danno potate a misura, molto spesso avremo che questo germoglio molto lungo che si sarà formato non sarà proveniente da un trittico di germogli e quindi vado a toglierlo totalmente, ma sarà arrivato da una coppia di germogli o da un germoglio singolo. Quindi ho magari il rametto che parte da... Ecco, vi faccio un disegno un po' più carino. Io ho praticamente il tronco del mio albero. Ho un ramo principale e questo ramo secondario con due germogli. Questo qui più lungo ha fatto la gettata e questo qua ha fatto questa gettatina. Io qua non posso andarlo a tagliare questo perché lascerei una sola gemma e non si lascia mai una sola gemma, ne devo, cioè una sola gemma, un solo ramettino, devo sempre lasciarne due. Quindi in questo caso, come già vi ho spiegato ieri, io devo andare a contare le gemme qui per lasciarne tre. Ne lascio 3 nel momento in cui non ho la crescita dei rami. Ok? Questo mi riconosco che è un po' difficile da farvi capire senza appunto vederlo, ma vi dico anche, comunque, nel mio corso il maestro ci ha ripetuto 500 volte, forse alla 499esima sono riuscito anche a capirlo. Quindi non mi aspetto che lo capiate subito, perché io pure ci ho messo tanto a capirlo. Spero che siate più intelligenti di me, che già oggi riuscite a capirlo. Però il concetto qual è? È che noi adesso dobbiamo lasciare 3 gemme, quindi questo rametto avrà fatto 10 foglie
E noi qui dobbiamo andare a contare le gemme. La cosa importante è che non tutte le foglie portano gemma, ma probabilmente la porteranno quelli più alti. Quindi dovete sperare di agire in un momento in cui si avrà praticamente la formazione delle gemme nel punto più basso. La gemma come si presenta? Se ho il ramo, ho il rametto e ho la foglia, si presenta come una piccola. Un piccolo germoglietto qui, in alcuni è più visibile, in altri meno. Non tutte lo fanno, quelle che lo fanno più grande è considerata come gemma effettiva, quelle più piccoline prendono in considerazione che non è niente, è solo un punto di uscita. Quindi, se abbiamo questa situazione, noi dobbiamo andare a contare tre gemme e andiamo a tagliare. Mettiamo in considerazione che sarà alla quarta foglia. Andiamo a tagliare questo ramo. Quindi abbiamo questo ramettino, abbiamo questo ramettino, qua abbiamo tre gemme che comunque ci faranno una certa ramificazione. Avendo tagliato lì, magari si caricherà di un po' di energia anche questa zona, che magari ci farà qualche ramificazione. Questa è una speranza che dobbiamo avere. Un altro caso è quello in cui noi abbiamo un solo rametto con una sola gemma che ha fatto il ramo lungo. Ok? Qua c'è il tronco, ramettino, e ha fatto una gemma. Anche qui, ta ta ta, andiamo a contare le tre gemme. Praticamente questa parte qua è andata praticamente buttata, perché se invece di tagliarlo a misura, perché questo ramo era più carino, lo lasciavano crescere un attimino, qua avevamo una situazione più bella, però c'è rimasto solo un germoglio. Quindi armatevi di pazienza e andate a contare lì le gemme. Seconda considerazione: non tutte le foglie fanno gemma, ma quasi sempre nessuna foglia fa gemma, cioè voi andate lì a contare le gemme e non ce ne sono tre. Allora, cosa facciamo? Prendiamo in considerazione che abbiamo questo germoglio molto lungo, che purtroppo dobbiamo andare a tenere perché non era proveniente da una terza gemma, come vi ho spiegato nella prima immagine. Non abbiamo questo e quindi andiamo a tagliare qui. Cioè, questo è il ramo della zelcova lungo lungo lungo, era però anticipato da due gemme che hanno fatto, stanno facendo dei piccoli rametti, e tagliamo qua. No, abbiamo quest'altra situazione in cui c'è un ramo grande da cui c'è un ramettino con due gemme, ha fatto lungo, e andiamo a contare qui. Qui non ci sono due gemme, quindi che cosa andiamo? Non ci sono tre gemme, quindi che cosa andiamo a fare? Noi speriamo che ci siano due gemme o una. Ovviamente, se ce ne sono due, facciamo questa cosa. Se ce n'è una, ne dobbiamo fare un'altra che poi vi farò vedere. Mettiamo che ce ne sono due, che sono una qua. Faccio un pallino grande per farvi capire, e una qua. Ok, in questo caso è impossibile che esista, perché di solito sono sempre alternate, però mettiamo così giusto per comodità. Io che cosa vado a fare? Defoglio questa, quindi vado a tagliare la foglia e taglio, sono due segni molto vicini, vado a defogliare la foglia e vado a tagliare il rametto subito sopra di essa. Ok? Questo è questo procedimento un po' di defogliazione che permette alla parte retrostante di aprire bene queste due gemme per farle sviluppare al meglio, anche se ce ne sono solo due e non ce ne sono tre, dove appunto si ha una crescita un pochino migliore, e spero che magari qua o qua mi si formi un'altra gemma. Magari. Quindi questo è il caso in cui ho due gemme. Defoglio la foglia subito successiva alla seconda gemma e taglio il ramo. Terzo caso, abbiamo, come vi ho fatto vedere in dov'era, voglio evitare di fare troppi disegni, poi mi impicciurio. Abbiamo il caso del tronco, ramo, germoglio lunghissimo. Ok, mettiamo, o comunque abbiamo anche i due rami, infatti non so perché mi sto impicciando a fare, vabbè. Mettiamo che abbiamo solo una gemma. Ok, in questo ramo è molto lungo, ha sempre, che vi devo dire, 10 foglie, e ha fatto soltanto una gemma qua. Mettiamola qua più in alto. Ok, non posso fare niente qua. Quello che devo fare è rallentare la lunghezza del ramo, cioè non posso permettermi che quel ramo arrivi oltre. Quindi per quello vi dico, prendere in considerazione una misura, prendere in considerazione, questo in base all'esperienza, che non sia né troppo lunga, perché se dovete lasciare il ramo non lo dovete lasciare troppo lungo, e neanche troppo corta, perché se no, se è troppo corta non ha avuto il tempo di formare le gemme. Io vi dico 10 cm perché potrebbe andare bene, ma magari vanno bene 7, magari vanno bene 6, 5. Qua è a culo, semplicemente culo, in base alle concimazioni, alla luce, insomma, all'aria che prende. Però
Mario, non tutti hanno le giuste condizioni dove mettere bonsai. Quindi mettiamo in considerazione che abbiamo questa situazione. C'è solo un germoglio, questo ramo è molto lungo, noi andiamo a pizzicare la foglia per fermare la lunghezza di quel ramo. L'abbiamo già visto ieri, già ve l'ho spiegato la pinzatura. Quindi quel ramo è troppo lungo, non ha formato le gemme? Vado a togliere l'ultima foglia, quel ramo si ferma, non cresce più e dovrebbe andare a creare delle gemme interne. Quindi questo concetto è molto complicato perché soprattutto sulle piante che andate a comprare direttamente sarà molto difficile trovare queste situazioni. Quindi per cui quando magari andate a comprare ed è un po', arriva al punto che magari è un po' spennacchiata, arrivate a un certo punto e magari rallentate la crescita di quei rami, cioè li pinzate tutti quanti e speriamo che in quello che rimane appunto ci esca una crescita di qualche gemma, perché altrimenti quella pianta non riesce proprio ad andare. Questa è una cosa che posso spiegare a voi perché voi avete la pazienza di tenere quella pianta brutta per un anno o anche due. Ovviamente un cliente non ha la pazienza di capire che quella pianta tra 2 anni sarà bellissima e adesso fa pietà. Però, come ripeto, stiamo qua facendo un video io e voi, non lo stiamo facendo al resto del mondo. Ok, e questo video è stato confusionario e difficile, ma è confusionario e difficile il concetto da spiegare. Quindi, diciamo che per più o meno dovete agire come agite per la potatura estiva per gli esemplari caducifoglia. Questo lo dovete fare tutto l'anno. L'unica differenza è che dovete aspettare il momento per voi propizio, perché non c'è una massima estensione da aspettare come per i caducifoglia, ma c'è una massima estensione da noi decisa e dovete mi ricordo che volevo dirvi, dovete quindi aspettare questa massima estensione, agire quando volete voi e aspettare magari un po' di tempo da quando l'avete comprato. Ovviamente se ce l'avete da 3 anni già adesso a casa e volete operare, l'avete bene o male lasciato crescere abbastanza liberamente, vedrete che ci sarà già comunque una buona crescita. Io vi dico per esperienza mia che comprai una zelkova in Olanda, una cosa carina, c'era tipo un sasso, insomma, stava in promozione, vabbè la prendiamo. Praticamente aveva una bellissima forma iniziale appena portata, era tagliata a topiari, era bellissimo, ma ovviamente non aveva nuovi germogli, quello l'ho lasciato crescere per un anno. L'anno dopo, esattamente un anno dopo la stagione vegetativa, arrivato più o meno, l'ho comprato sempre intorno a marzo, così dell'anno scorso. Poi, oltretutto, quest'anno, intorno a marzo-aprile, l'ho rivenduto ed era bellissimo. Aveva fatto tantissime ramificazioni, gli ho fatto una potatura bellissima, è diventato ancora più bello di prima. Però, ho avuto la pazienza di tenermelo comunque in tra virgolette a casa, dove ho anche io una piccola clinichetta per i bonsai che mi portano. Lì un annetto, aspettare che comunque crescesse. Era un esemplare per cui valeva la pena. Zelcovette piccole, quelle vanno tagliate così e basta. Però insomma, voi abbiate pazienza, non avete fretta. Ragazzi, ci vediamo. Spero lunedì o sicuramente martedì. Se magari faccio il video lunedì e lo carico lunedì sera, quindi martedì, poi avete visto, magari a martedì, cioè, lunedì a mezzanotte è pronto, insomma, è online o a luna di notte. Comunque, poi ce l'avete per tutto il martedì. Buon fine settimana a tutti. Buon riposo, che questo caldo ci sta ammazzando. Niente, cominciate a. Oh, un compito! Oh, che bello, visto? Mi è venuto in mente un compito. Quando prima di potare ogni volta le nostre piante, Nobu ci diceva: state qua a guardarle. I primi periodi stavamo là che guardavamo e dicevamo: ma questo che ci sta di? Che vuole che facciamo? Che dobbiamo fare? Dopo un anno e mezzo ho capito che l'osservazione di come dovete visualizzare la pianta, di come dovete pensare di andare a potare è molto importante. Quindi oggi, domani, dopodomani, quando è? Osservazione della pianta. Intanto osservate. Poi da lunedì cominciamo a prendere qualche pianta in mano e magari vedendo come agisco, magari avete più sicurezza nell'agire sulle vostre piante. Mi raccomando, osservazione. Passate il fine settimana ad annaffiare e ad osservare. Ragazzi, ci vediamo lunedì, spero. Buon fine settimana a tutti, amata natura. Ciao!